Fossombrone si prepara ad un nuovo sindaco. Dopo la personale decisione di non ricandidarsi di Gabriele Bonci, attuale primo cittadino a fine mandato, sono ben quattro i pretendenti in lizza alla carica di sindaco in terra fossombronese alle elezioni del prossimo 3-4 ottobre. In rigoroso ordine alfabetico si tratta di Massimo Berloni, Elisa Cipriani, Fabio Londei e Gloria May. Quest'ultima è l'attuale assessora alla cultura che si candida a sindaco con un programma che mescola continuità con il lavoro in giunta e novità. Abbiamo cercato di lavorare ad una visione futura, non quello che possiamo fare in 3 anni o in 5 anni, ma ci vuole una visione più ampia e futura per questa città che si merita il meglio, secondo me. Abbiamo lavorato per un anno con il nuovo gruppo, decidendo di non voler inserire i partiti, ma di fare veramente una lista civica. Abbiamo lavorato a questo programma studiando gli argomenti con degli esperti, quindi non soltanto noi della lista, ma informandoci, studiando gli argomenti con gli esperti, proprio per arrivare già alla, se mai dovesse andare bene, quindi arrivare al comune con delle idee ben chiare per affrontare da subito le soluzioni. Quindi abbiamo lavorato con un esperto sul bilancio, con un esperto di agricoltura, con un esperto di rifiuti e contratti ASE, che questo è un problema molto sentito nel nostro comune, con esperti in beni culturali, un esperto sull'argomento acqua e poi naturalmente molto importante la riqualificazione del centro storico. In questo discorso rientra per esempio il progetto della biblioteca e poi molto importante riportare i servizi al centro, perché non si può far vivere un centro storico solo con qualche manifestazione l'anno, ad esempio riportare i servizi del comune nel palazzo comunale dopo averlo sistemato e ristrutturato, visto che tanti spazi non sono utilizzati in questo momento. La ristrutturazione per la sismica di tutte le scuole, abbiamo ottenuto in questi 5 anni oltre 4 milioni di euro e quindi i lavori partono adesso già dalle prime scuole, le 2 più piccole, e poi andrà avanti Isola di Fano e poi la scuola elementare. Quindi il lavoro è stato fatto e questi sono punti di forza che vanno portati avanti, ma ci sono state anche delle criticità che vanno affrontate e noi che veniamo dalla vecchia amministrazione sappiamo benissimo quali sono queste criticità e sappiamo benissimo da subito dove dobbiamo intervenire. Non ultimo il problema dell'ospedale, che naturalmente in questi anni il nostro sindaco ha seguito veramente giorno per giorno da vicino, cercando di ottenere il più possibile e di farlo soprattutto restare un ospedale pubblico. In questo noi ci impegneremo proseguendo il lavoro anche con la sua collaborazione. Altra candidata a sindaco è Elisa Cipriani, dottoressa in beni culturali, da 10 anni impegnata nella politica fossombronese, per 5 anni come consigliere comunale di maggioranza e negli ultimi 5 consigliere di minoranza. La nostra lista si chiama Uniti per Fossombrone, coerenza e passione. Coerenza e passione perché sono le parole sulle quali il gruppo si basa. La coerenza per noi è la prima forma di serietà, è ciò che traina e su cui si muove la passione, è ciò che rende credibile ed affidabile un progetto e le persone a cui si affida questo compito. Abbiamo deciso di candidarci perché le dinamiche locali hanno portato alla formazione di nuovi gruppi ed alleanze, dimenticando anche valori, posizioni, parole spese. Questo a noi non piace e non ci appartiene. Il nostro programma ci vede uniti per Fossombrone perché la città ha bisogno di cura, di servizi e di un'amministrazione al servizio dei cittadini e non del cittadino. Oltre ad interventi ordinari e straordinari, occorre creare posti di lavoro ed indotti, favorendo l'apertura di nuovi laboratori artigianali industriali ed investendo finalmente sui beni culturali. Il nostro comune, infatti, ha un elevato numero di bellezze storiche, culturali e paesaggistiche che non aspettano altro che divenire luoghi da vivere. Dobbiamo creare strutture d'accoglienza e di soggiorno, percorsi culturali, escursionistici, enogastronomici, che vanno uniti non solo alle attività esistenti, ma collegati in percorsi provinciali e regionali.